Poche ore ancora e Gianluca Lapadula saluterà il Pescara. Siamo arrivati all'epilogo di un lungo tira e molla che ha visto la società biancazzurra far fronte a tantissime richieste anche fuori dall'Italia. A meno di clamorosi colpi di scena, però, che nel calciomercato non rappresentano certo una rarità, l'attaccante biancazzurro finirà al Napoli. Il 26enne bomber torinese ha infatti sciolto le riserve e ha accettato un contratto di 5 anni a 800.000 euro a stagione. In campagna, oltre a Gianluca Caprari, che resterebbe però un altro anno in riva all'Adriatico, dovrebbe essere inserito anche l'esterno Francesco Zampano. Anche lui farà un altro anno in biancazzurro, mentre i partenopei potrebbero girare in prestito il centrocampista Grassi, prelevato dal Napoli a gennaio dall'Atalanta, ma condizionato da un infortunio. Il Pescara incasserebbe da questa tripla cessione poco meno di 15 milioni di euro, contando però ancora per un anno su Caprari e Zampano, fortemente voluti da Oddo. Si diceva delle sorprese, perché Sassuolo tramite la Juventus e il Genoa non demordono, il Pescara, dopo aver riscattato Verre dall'Udinese, che però farà valere il controriscatto, si siederà a tavolino con i friulani per ottenere il nuovo prestito per uno dei pallini del tecnico. Per la difesa c'è sempre Biraghi dell'Inter e in alternativa Delia del Vicenza, per l'attacco Trotta e Monachello, sul fronte portieri Bizzarri, 38enne, l'anno scorso al Chievo e gradito dal tecnico biancazzurro. Voci vorrebbero il Pescara interessato a Berisha, estremo difensore dell'Albania e della Lazio, in uscita dal Pescara per Rotta, che tornato al Teramo verrà girato all'Avellino. Il giovane Ventola piace alla San Benedettese, Carcalis e Altobelli al Teramo.